tutti gli altri risperiti con il primo aereo a casa loro. Questo è sempre Salvini, 25 maggio 2015. Sempre Salvini, a Porto Recanati, 16 aprile 2016. Noi lo ripuliremo. Se non bastano le buone maniere, useremo le ruspe. Questo è Salvini a Porto Recanati, no all'Odelaus, a Porto Recanati, 16 aprile 2016. Poi sempre Salvini, 16 settembre 2018, allora dice o lo sistemi o lo abbatti. E per esperienza è più facile la seconda, non c'è una terza via. Qui servono le ruspe. Così Salvini ha preso i voti, non ha fatto nulla e nulla farà se non illudere. Lo chiedo con forza, io non lo proteggo perché non sono per quel percorso, non sono il percorso che la regione o la provincia o i comuni hanno messo i soldi pubblici per pagare l'acqua o l'energia. Questo è successo, perché questo è successo, caro Ciampichetti, e tu lo sai che è successo, è una cosa vergognosa. E queste accuse comunque che si rimpallano da una parte all'altra per una posizione politica, per personaggi che sono in cerca d'autore. Sono state scintille nell'aula del Consiglio regionale delle Marche durante la seduta del 29 gennaio. C'era da aspettarselo, vista la discussione sulla mozione presentata dal consigliere Boris Rapa sulla sicurezza del Hotel House. Il palazzone multietnico di Porto Recanati, spesso finito sulle pagine di cronaca nera, è stato per anni uno dei cavalli di battaglia del centrodestra, soprattutto cavalcato dal leader della Lega Salvini, per combattere politicamente la giunta di centrosinistra delle Marche. L'accusa era ovvia. La regione pone scarsa attenzione a questo problema e lo stesso Salvini, appena pochi mesi fa, visitando il condominio, lo definiva così. Impegnare le forze di mezza provincia di Macerata qua su sto cazzo di coso che va abbattuto. Il coso che va abbattuto, come lo chiama il vicepresidente del Consiglio, dove vivono circa 2000 persone, tra le quali anche un centinaio di italiani, è stato al centro del dibattito consiliare con una mozione poi approvata dalla maggioranza. Questa mozione tiene alta innanzitutto l'attenzione verso quella problematica che ormai è perenne dell'Hotel House. Noi avevamo presentato come gruppo consigliare già una mozione in precedenza per l'istituzione di un presidio di polizia permanente che è stata tradotta in una risoluzione. Oggi richiediamo comunque che ci sia un tavolo tecnico della regione, visto che dal governo non sono arrivate nessuna notizia, nessuna novità in merito, per cui l'istituzione di un tavolo con tutti quegli attori, quei protagonisti che la regione ritiene opportuno per cercare di dare delle risposte a questa grossa problematica che non è solo di Porto Recanati ma riguarda l'intera regione. Beh, il ministro degli interni, oggi ministro degli interni, allora segretario della Lega, è venuto in campagna elettorale a dirci che in due giorni avrebbe risolto il problema dell'Hotel House. In realtà noi subito dopo la formazione del governo abbiamo scritto una lettera al ministro dicendo che siamo disponibili a collaborare per la soluzione del problema e abbiamo proposto l'istituzione di un presidio permanente di polizia. E a questa richiesta non c'è stata neanche data una risposta. A gennaio il presidente rinnova la richiesta, ha rinnovato la richiesta e ancora stiamo aspettando una risposta. Quindi credo che la mozione di questa mattina vada nella direzione giusta, cioè chiediamo lì di intervenire non con le ruspe perché sappiamo che è una cosa impossibile, ma chiediamo di risolvere i problemi intanto iniziando a garantire la legalità, perché è il primo vero grande problema da risolvere. Poi c'è un problema urbanistico, poi ci sono un problema sociale ovviamente è complessivo, però ci sono anche tante persone che lì abitano e sono lavoratori e lavoratrici italiani onesti che vogliono stare in pace e vogliono che quel palazzo ritorni ad essere vivibile. Quindi il ministro deve dare almeno qualche risposta, cosa che ad oggi non ha dato. Le principali richieste della mozione: tavolo di sicurezza e presidio di polizia. La minoranza ha votato contro, definendo strumentale la richiesta della giunta. C'è un comitato organizzato e gestito dal prefetto di Macerata e so che convoca sia il questore e credo che anche lo stesso assessore qui nostro Ciampichetti,
che è stato confermato anche in aula quest'oggi. Il problema dell'hotel house è oggi stato presentato in un modo strumentale dalla maggioranza perché è tutto contro Salvini, e credo che invece noi della Lega abbiamo individuato il problema, che è un problema interno all'hotel house, e che chi abita e chi è proprietario di appartamenti all'hotel house deve pagare come tutti i cittadini italiani devono pagare le loro spese dell'amministrazione del loro appartamento, dei loro immobili. Sono stanca di vedere atti sull'hotel house che in realtà nascondono altro, cioè la volontà di utilizzare l'hotel house per uno scontro politico e non di fare il bene di quella realtà cercando di risolvere il problema. In più di un'occasione, in più di un atto in cui è venuta in aula la discussione sull'hotel house, che anche oggi è stata lunghissima perché accende gli animi rispetto ad altre questioni, non si pone in realtà né una soluzione né un provvedimento certo. Oggi si proponeva di aprire un tavolo regionale fatto dalla Giunta e chiesto da un esponente della Giunta. Io mi chiedo perché non è stato fatto prima. Si chiede di fare un qualche cosa che rimane nell'ambito regionale, quando mesi fa lo chiesi io e mi fu risposto che questo tavolo già esisteva perché era quello aperto dalla prefettura in cui la regione ha avuto sempre un ruolo con l'assessore Sciapichetti. Allora io credo che queste prese in giro abbiano le gambe corte e sia ora di smettere di fare propaganda, ma di utilizzare gli strumenti che si hanno per trovare soluzioni concrete.